Una grande occasione per ringraziare gli sponsor e presentare la nuova stagione sportiva. La Promobol ha colto l'occasione dell'avvicinamento a passo spedito verso le feste natalizie per chiamare a raccolta tutte le realtà che la sostengono moralmente ed economicamente per una serata conviviale che ha permesso agli sponsor di toccare con mano i risultati sportivi delle ragazze tesserate, oltre ai nuovi traguardi e i prossimi obiettivi di Promobol. Ai nostri microfoni il presidente Costanzo Lorenzotti e l'amministratore delegato Francesco Apostoli. Quello che noi stasera abbiamo esposto non è altro che l'anima della nostra attività. Noi vogliamo che la pallavolo a Brescia sia una pallavolo d'élite, di eccellenza, e il percorso è quello di raccogliere consensi, di impegnarsi, di sacrificarsi, di avere con noi il meglio e l'eccellenza di quello che ci può dare la pallavolo bresciana. Pertanto i sacrifici che andiamo a fare e che cerchiamo di portare avanti sono il massimo. Cerchiamo ovviamente aiuti. Stasera è una sera dedicata agli sponsor, che sono l'anima della nostra attività. Più che l'anima sono il sangue che ci deve scorrere nelle vene, ci aiuta a crescere, ci permette di andare oltre i traguardi raggiunti, e attraverso questo noi speriamo di poter raggiungere veramente quei traguardi che ci siamo imposti già da 3 anni. La nostra idea è quella di essere una scuola, quindi di poter dare alla provincia di Brescia una qualità legata naturalmente alla scelta dei tecnici che devono fare qualcosa di grande, devono essere preparati e quindi pronti a dare anche ad insegnare quello che è la pallavolo anche ad altri allenatori. Il nostro progetto dell'Academy è quello di poter condividere questi progetti, di poter andare in tutte le società a cercare di creare i presupposti per una provincia di qualità, per una provincia che possa in una qualche maniera esprimere al massimo gli elementi che decidono di fare pallavolo, perché devono sapere che fare pallavolo da noi non è facile, non è semplice, è impegnativo, ma che in teoria dovrebbe dare risultati. Quindi il nostro obiettivo è quello di crescere noi come società, di crescere come immagine, di crescere come lavoro, di far crescere i nostri allenatori e gli allenatori delle società che fanno parte del nostro gruppo, e contemporaneamente di far crescere la qualità delle atlete che parteciperanno alla nostra organizzazione. È toccato poi a coach Johnny Taramelli fare il punto sulla situazione tecnica della squadra. Ma allora, diciamo che questa stagione non è iniziata al meglio, perché purtroppo abbiamo avuto parecchie ragazze fuori rosa per vari motivi dovuti a degli infortuni dettati dalla preparazione, oltre a malattie come la mononucleosi, e pian piano stanno rientrando alcune ragazze, ma nel frattempo diciamo che altre ragazzine stanno un po' uscendo, non tanto per infortuni quanto piuttosto per problemi di influenza. Abbiamo in questo periodo qui, ad esempio, fuori di Giulio, che non la vedo praticamente da 2 settimane per una continua febbre, e in più adesso gli ha preso anche l'utite. Un'altra ragazzina come Beschi, anche lei ha iniziato a avere la febbre a 38, sta proseguendo su quelle temperature lì, e anche lei ha la laringite. Pertanto ci sono alcune sintomologie di stagione molto pesanti, che ci tengono fuori le ragazze per parecchio tempo e quindi ci mettono un po' in difficoltà.
Nonostante ciò, io sono molto contento e fiducioso, nel senso che le ragazze stanno lavorando, lo staff è molto serio, stiamo portando le ragazze ad un livello superiore sia a livello fisico che tecnico, tant'è che le due vittorie consecutive non sono un caso, ma sono una continuità di lavoro che stiamo facendo in palestra, senza demotivarci o comunque cercare degli alibi in queste situazioni qui di malessere. Gli obiettivi a lungo termine per la stagione, quali erano in partenza e si sono cambiati, quali sono? Ma allora, quest'anno è il primo anno in cui noi vogliamo cambiare mentalità, nel senso che abbiamo sempre fatto i campionati di esperienza per le ragazze giovani e pertanto questo campionato è sempre stato visto come un campionato dove si poteva anche perdere, era importante fare delle esperienze di campo contro ragazze più brave di noi, contro in una categoria più alta rispetto a quella che ci competeva. E invece da quest'anno la società e lo staff hanno deciso che questa era la prima squadra ufficiale, pertanto non veniva più vista come un campionato esperienza ma come un campionato dove tutte le energie non erano più solo in funzione alla crescita individuale, tecnica e tattica delle ragazze, ma piuttosto nell'ottenere un risultato di squadra. Questo processo per loro non è semplice, perché dopo aver vissuto per degli anni un modo di interpretare questa gara comporta chiaramente un cambio di vedute, un cambio di focalizzazione e soprattutto un cambio di mentalità nel voler giocare, non dico esclusivamente ma prettamente per un risultato di campo.